Adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con particolare riferimento al ruolo del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Sono stati i temi della quinta lezione del corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo. Siamo alla quarta tappa di questo interessante corso di formazione professionale finalizzato ad offrire ai giovani architetti una buona opportunità per acquisire gli elementi di base necessari a superare le criticità che inevitabilmente vengono fuori nella fase di avvio della professione. Quando noi giovani architetti usciamo dalla facoltà di architettura, ma così come tanti liberi professionisti, ingegneri, geometri, si affacciano al mondo delle professioni, molto spesso vi è una grandissima differenza tra quello che si studia e l'attività pratica del cantiere, della progettazione, come conformare un progetto e nella fattispecie come organizzare una direzione dei lavori con tutto quello che comporta a livello normativo e burocratico. Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri si sono soffermati gli architetti Isabella Puzzangaro e Salvatore Galiano. Risulterà certamente utile per ogni architetto, per ogni giovane architetto, entrare a conoscenza e quindi conoscere l'evoluzione che la normativa ha avuto nell'ambito della sicurezza nel corso dei decenni fino ad arrivare ai giorni di oggi. Parlerò naturalmente del decreto legislativo 8108, parliamo di un decreto abbastanza vasto, per cui mi limiterò a dare delle nozioni base, delle determinate nozioni, che serviranno naturalmente a familiarizzare più che altro con questo tema, con questo nuovo tema che appunto riguarda la sicurezza nei cantieri. In Italia sicurezza sui luoghi di lavoro in generale è prescritta dal decreto legislativo numero 81 del 2008. Una parte di questo decreto è stata dedicata esclusivamente all'attività di cantiere. È un'attività lavorativa ovviamente ad elevata pericolosità. Sono previste attività molto spesso ad altezze elevate, con utilizzo di attrezzature, apparecchiature e impianti, anche questi pericolosi, e quindi la norma ha stabilito la necessità di fornire degli strumenti legislativi adeguati a poter gestire la sicurezza all'interno dei cantieri. Inoltre ha stabilito anche una figura tecnica di notevolissima importanza, ad elevata specializzazione, quale quella del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera.